Si rifornivano di stupefacenti nella città di San Severo creando una vera e propria base organizzativa dell'attività di spaccio nei comuni di San Marco in Lambis e da Pricena. A scoprirlo sono stati i carabinieri che dopo mesi di indagini hanno arrestato 10 persone residenti nei comuni foggiani. L'operazione ha preso vita da una costola dell'indagine Terminal eseguita nel mese di aprile del 2020 nel territorio Dauno, quando altre 13 persone furono arrestate per spaccio e nel frattempo i militari avevano monitorato altri soggetti di San Marco Illamis Lamis e ricostruito diversi episodi di spaccio di cocaina, hashish e marijuana. Le successive investigazioni hanno permesso di accertare l'intensa attività di spaccio in varie zone di San Marco in Lamis ed individuare i luoghi dove avveniva il confezionamento delle dosi e dello scambio del bilancino per le operazioni di pesatura. La base dell'organizzazione criminale è stata individuata a San Severo, dove veniva effettuato il rifornimento di stupefacenti che poi venivano smistati nei comuni di San Marco in Lamis e da Pricena attraverso sistemi e strategie per eludere le attività di controllo dei carabinieri. I militari, dopo diversi sequestri di piccole quantità di droga, hanno rinvenuto in un locale di uno dei soggetti arrestati quasi due chili di marijuana. I dieci arresti di quest'oggi sono avvenuti ad una settimana di distanza dall'operazione Fortino, sempre nel territorio di San Severo, che portò all'arresto di altre tredici persone.